Partendo proprio dall'importanza di utilizzare e scegliere una licenza come atto di maggiore chiarezza nei confronti dell'utente, cosa sono e come funzionano le licenze Creative Commons e come scegliere la licenza più adatta alle esigenze della pubblica amministrazione? Le licenze Creative Commons altro non sono che le più diffuse, le più utilizzate licenze open content, cioè licenze per contenuti aperti, per contenuti liberi. Nascono nei primi anni 2000, sull'onda, diciamo, della diffusione di internet come fenomeno di massa. Il progetto Creative Commons voleva appunto dare a disposizione, mettere a disposizione di tutti gli utenti della rete che avessero attività creative di qualsiasi tipo, degli strumenti legali per poter rilasciare le loro opere in un regime più libero da quello, rispetto a quello che era il classico copyright, cioè tutti i diritti riservati o rights reserved. Creative Commons ha un motto che invece fa un po' il verso a questo modello, che è some rights reserved, cioè alcuni diritti riservati. Basti pensare, giusto per dire un nome molto di richiamo, Wikipedia. Wikipedia è Wikipedia, è quel tipo di opera liberamente condivisibile e anche modificabile da parte di tutti, proprio perché utilizza una licenza Creative Commons, nello specifico la BY SA, l'Attribution Share Alike. Come scelta della licenza più opportuna per l'open data, soprattutto nell'ambito di dati rilasciati dalla pubblica amministrazione, dal mio punto di vista credo che non ci siano molti dubbi, anche perché ci sono indicazioni chiare da parte del legislatore italiano. Cioè, io sceglierei delle 6 licenze Creative Commons le due più semplici. La più semplice forse è la scelta migliore, cioè la BY, quella che richiede solamente che venga riconosciuta correttamente la paternità dell'opera e quindi venga richiamata la pubblica amministrazione o comunque l'ente che ha rilasciato il dataset come fonte originaria, ma nessun altro tipo di restrizione. Ad esempio, poco opportune sono restrizioni come la no derivative, cioè non diciamo indicare come clausola la non possibilità di fare opere derivate, cioè di non modificare il dataset, perché un dataset nasce proprio per essere riutilizzato, rimpastato, mischiato insieme ad altri dati, quindi non avrebbe molto senso. E anche la clausola non commercial, cioè quella che vieta la realizzazione di opere commerciali, cioè l'uso commerciale da parte degli utenti di questo dataset. Ovviamente anche in questo caso la pubblica amministrazione non è in un'ottica di mercato, non è sullo stesso piano di aziende che devono fare business, magari con i dataset, e quindi vedo poco opportuna l'applicazione di clausole non commercial da parte di enti pubblici. Se poi consideriamo che in alcuni paesi del mondo importanti, anche come Stati Uniti, i dati pubblici di origine governativa sono di per sé fuori dal copyright, cioè di pubblico dominio, quindi una licenza che ci avvicini il più possibile a un public domain, a pubblico dominio, rende la vita più facile a tutti, anche alla pubblica amministrazione che deve rilasciare il dato, perché effettivamente non le crea nessun tipo di vantaggio economico quello di applicare clausole limitative, ma solamente deve avere più scocciature da gestire dal punto di vista legale.